Questo è l'abbigliamento tuttofare di Mammoth, un abbigliamento che mi ha sorpreso sotto tanti punti di vista. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal pantalone perché sia lui che il secondo strato fanno parte della collezione Energy di Mammoth. Una collezione pensata per chi ha bisogno di tanta traspirabilità, soprattutto una collezione pensata per chi va a fare delle attività molto intense. Iniziando da questo pantalone ho avuto la possibilità di provare questo qua lungo che a livello di traspirabilità bene, però comunque essendo lungo diciamo che comunque a livello di traspirabilità non ci andrei a fare magari un cammino a bassa quota estivo. A livello di traspirabilità sicuramente è un pantalone che possiamo utilizzare nelle mezze stagioni, possiamo utilizzarlo facendo delle vie ferrate, anche dell'arrampicata perché ha una feature molto interessante e anche dell'alpinismo estivo. Questo perché a livello di materiale il pantalone è fatto con un materiale veramente ottimo, non si taglia facilmente, è sicuramente duraturo, un materiale che poi ha anche un trattamento idrorepellente che quindi ci permette di prendere qualche goccina di pioggia senza nessun problema, abbastanza antivento, lo si può utilizzare benissimo come dicevo anche per fare dell'alpinismo estivo. E poi mi piace tantissimo la posizione in cui sono state messe le tasche, perché le tasche superiori, che ce ne sono tre oltre a quelle due classiche superiori, ce n'è anche una sulla coscia di destra, sono messe in modo tale da poterle raggiungere anche facilmente quando utilizziamo un imbrago. Quindi anche per alpinismo arrampicata semplice questo pantalone va veramente bene. Altro aspetto che mi è piaciuto è la sua vestibilità, perché veste veramente molto stretto attorno al nostro corpo in modo tale da non avere nulla che svolazzi. Soprattutto poi mi piace anche che nella parte inferiore abbiamo possibilità di chiudere il pantalone attorno alla nostra caviglia, sia appunto per evitare che svolazzi, sia nel momento in cui magari andiamo su neve per evitare che la neve possa entrare all'interno dello scarpone. Un pantalone che davvero mi ha sorpreso davvero sotto tanti punti di vista, si asciuga molto velocemente quando si bagna. È un pantalone che potete prenderlo e utilizzarlo praticamente quasi tutto l'anno. Sicuramente non d'inverno, però primavera, estate, autunno, volendo fare un po' tutti i tipi di attività, lui va sempre bene. E soprattutto dal punto di vista della durabilità sicuramente vi durerà anche a lungo. Passando a parlare del secondo strato, anche lui fa parte della collezione Energy, soprattutto lui fa della traspirabilità il suo punto di forza. È un secondo strato veramente tanto tanto traspirante. È un secondo strato che possiamo utilizzare benissimo d'estate, anche quando fa caldo, quando magari si alza un pochino il vento. È un secondo strato che possiamo utilizzare talmente tanto traspirante anche come primo strato, in quel caso in cui magari dovesse fare un pochino più freddo, vogliamo un qualcosa direttamente a contatto con la pelle che sia anche abbastanza a lungo. Da questo punto di vista veramente molto leggero, con una areosità veramente incredibile. Tra tutti i secondi strati che ho provato, lui è sicuramente uno dei più traspiranti. Dal punto di vista della protezione del vento, diciamo che è buona ma non ottima, perché comunque se ha tanta traspirabilità fa passare tanta aria e il vento non è che riesce a contrastarlo così efficacemente. Per quanto riguarda le feature sono veramente poche, perché la zip che lo percorre è a tutta lunghezza e lavora bene, non mi ha dato nessun problema. Taschina nella parte superiore sul petto a sinistra molto piccola, però ce n'è una soltanto. E poi cappuccio anche lui abbastanza stretches, va attorno alla nostra testa, chiude veramente bene, molto sottile, quindi volendo si può utilizzare sopra anche un casco d'alpinismo senza nessun problema. E poi la parte che più mi piace di questo secondo strato, che veramente aderisce molto bene al nostro corpo, non svolazza, è abbastanza stretch anche lui lo possiamo utilizzare benissimo per fare da del trekking a dell'alpinismo semplice a dell'arrampicata, veramente abbastanza tutto fare. E soprattutto anche per quanto riguarda l'estate, lui è veramente tanto tanto traspirante. Devo dire che davvero come secondo strato penso che andrò davanti a utilizzarlo io personalmente, perché mi è piaciuto veramente tanto. Infine, per quanto riguarda l'Arshell, lui fa parte della collezione Alto ed ha una membrana proprietaria del Mammoth, la Mammoth Dry. Una membrana che funziona bene, però possiamo dire senza infamia, senza lode, nel senso che 15.000 per quanto riguarda l'impermeabilità e 15.000 per quanto riguarda la traspirabilità. Da questo punto di vista, comune a tanti altri, diciamo che sicuramente queste sue performance non sono quelle che la fanno spiccare. Spicca sicuramente per la qualità dei materiali, perché comunque si parla di un abbigliamento Mammoth, che anche qua la qualità dei materiali si vede e si sente quando lo si utilizza, e di un peso veramente ridotto, perché stiamo attorno ai 350 grammi nella taglia M. Un guscio poi abbastanza semplice, nel senso che presenta la classica cerniera per poterlo aprire a tutta lunghezza, due classiche tasche nella parte inferiore abbastanza alte, quindi possiamo utilizzarle anche nel momento in cui abbiamo su un imbrago, abbiamo due zip sotto l'ascella per poter aumentare la traspirabilità,
E poi dal punto di vista delle regolazioni ne troviamo due da destra e sinistra sulla parte inferiore della vita, in modo tale da stringere il guscio attorno alla nostra vita, e poi una classica sul cappuccio, in modo tale da andare a chiudere il cappuccio attorno alla nostra testa. Cappuccio che ci può star sotto un casco d'alpinismo e che ha anche una visiera per ripararci un po' dall'acqua. E in generale devo dire è un guscio che è un 2,5 strati che può andare benissimo bene per del trekking. Un classico guscio da trekking, sicuramente dall'ottimo materiale che durerà nel tempo, però come dicevo a livello di performance è abbastanza nella media. Arriviamo dunque alle conclusioni, iniziando dai prezzi, vi dico quelli ufficiali Mammut perché poi online si trova anche dei prezzi inferiori e i prezzi possono un po' variare. Pantalone 170 euro, 130 il secondo strato e 240 l'arshell. Però, come dicevo, online si trova a dei prezzi anche abbastanza inferiori. Io ve li consiglio, sì, soprattutto pantalone e secondo strato, questi veramente sono, secondo me, degli ottimi prodotti. Io li prenderei subito se dovessi pensare di comprare un qualcosa che mi deve durare sia nel tempo, ma anche con il quale farci tantissimi tipi di escursioni, tantissimi tipi di attività e soprattutto utilizzarlo per 3 stagioni l'anno. Per quanto riguarda il guscio, sì, buono, però come dicevo è simile a tanti altri. Diciamo che se volete fare la triade sicuramente può aver senso, altrimenti magari ci può essere qualcosa in giro che può costare un pochino meno, magari avere per performance in più. Sicuramente però dal punto di vista dei materiali non ha eguali per quanto riguarda la durabilità. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!